Google Drive, creiamoci una presentazione. Siamo acceduti, spingiamo il tasto Crea, presentazione. Abbiamo deciso dalle opzioni di farci aprire una nuova pagina. Quindi qui abbiamo sempre il nostro Google Drive, la pagina iniziale, e su una nuova scheda del nostro browser in alto abbiamo una presentazione senza titolo. Vediamo cosa ci suggerisce il software. Benvenuto nelle nuove presentazioni Google. Abbiamo degli strumenti di disegno, ovvero possiamo disegnare direttamente la nostra pagina, delle animazioni e la collaborazione. Questo è importantissimo, sfrutto il cloud, ovvero la collaborazione in linea, online, tramite internet con dei nostri amici, colleghi di lavoro e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo, quindi. Ok, aprendo file, crea nuova presentazione. Vediamo che possiamo scegliere un tema della nostra presentazione e Google Drive ci suggerisce qualche idea. Aereo di carta, strisce colorate, passaggio amichevole. Oh, naturalmente sceglieremo lo stile in base alla tipologia di presentazione visuale che dovremo fare. Se magari abbiamo una platea formale, ovvero non è niente magari di tanto fantasioso, potremmo scegliere un tema chiaro semplice oppure scuro, bianco sfumato. Magari se deve essere qualcosa di simpatico e più leggero, potremmo scegliere qualcosa come strisce colorate. Ecco, scegliamo qualcosa come strisce colorate, dai, o altrimenti chiaro semplice. Strisce colorate, andiamo avanti. Mostra per nuove presentazioni, ce lo teniamo spuntato, anzi ce lo togliamo così magari le prossime le facciamo, anzi. Possiamo tenercelo spuntato, così anche dalle prossime nuove presentazioni ci farà scegliere un tema. Scegliamoci questo tema, naturalmente noi non è che scherziamo, lo facciamo magari per non annoiarvi e voi vi sceglierete il tema di vostro gradimento, magari anche a chiaro semplice. Andiamo avanti. Caricamento. Ed ecco qua che partiamo con la prima diapositiva. Possiamo, analogo a PowerPoint, a pagamento, ricordiamo, del pacchetto Microsoft Office, qua in Google Drive presentazioni, possiamo cliccare per aggiungere un titolo. Se clicchiamo, mettiamo presentazione di video ripetizioni.com e mettiamo anche un bel www. Vedete? Magari inizia a essere non bruttino, però è andato a capo. Possiamo anche selezionare il tutto e decidere di rimpiccolire. Poi diamo un'occhiata, rimpiccolire la grandezza della scritta. Mettiamo un buon 36. Ok, quindi possiamo vedere che innanzitutto sulla nuova presentazione, sulla prima pagina della presentazione, avremo un campo di titolo e un campo per aggiungere il sottotitolo. Vediamo innanzitutto come funziona. Questo è un campo di testo. Questo campo di testo, tenendo premuto in teoria, dovremmo potercelo allargare, rimpiccolire, vedete? E addirittura spostare. Per spostarcelo è necessario passarci sopra con la punta del mouse e aspettare queste quattro frecce. A questo punto si può trascinare anche in alto per alzare il titolo. Eventualmente ce lo rimpiccoliamo anche. Ecco qua. Presentazione di www.videoripetizioni.com. Ricordiamo sito internet in fase di costruzione, prima o poi ce la faremo a metterlo online. Qui possiamo aggiungere un altro sottotitolo, possiamo trascinarci tenendo spinto, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, possiamo tenercelo spinto e aggiungerlo qua, un sottotitolo, e quindi fare clic per aggiungere un sottotitolo. Questa è la nostra prima presentazione utilizzando Google Drive e premiamo da qualsiasi parte dello schermo per far sì, diciamo, che scompaia il campo testo. Da notare che nella presentazione di Google Drive, ma comunque anche in PowerPoint, se riclicchiamo sopra ogni scritta, automaticamente presentazione ci evidenzia la casella di testo, vedete tutta qua intorno. Con queste quattro frecce la possiamo spostare nello schermo, magari la possiamo anche allineare. Tenendo premuti qua nei quadratini, diciamo, sì, alla fine nei quadratini bianchi possiamo allungarla, possiamo restringerla, possiamo automaticamente, come ad esempio abbiamo visto anche in Excel, sì, in Excel, in Word, in documenti. Ci manda a capo il testo automaticamente, quindi ce la possiamo sistemare a nostro piacimento.
Quindi abbiamo visto come creare facilissimo una nuova presentazione. Ricordiamo da Google Drive, crea presentazione. Su una nuova pagina apriamo la nostra presentazione. All'inizio Google Drive presentazione ci presenta, scusate il gioco di parole, dei vari temi. Noi abbiamo scelto un tema abbastanza sgargiato, abbastanza, oddio, simpatico, colorato comunque. Eventualmente lo possiamo anche fare bianco e modificare magari lo sfondo. Vediamo quindi nei prossimi video come iniziare a utilizzare Google Presentazioni, quindi aggiungere nuove diapositive e tutto il menu, ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, grazie dell'ascolto, ciao a tutti.